Bentrovati e benvenuti sul mio canale. Nel tutorial che segue andiamo a vedere la lavorazione di questo punto, un punto molto fitto che potremmo definire un punto tessuto adatto per tutte quelle lavorazioni che hanno bisogno di una certa consistenza. È un punto che non necessita di multiplo, si lavora su un unico giro di ripetizione con un semplice punto base. Questo è il fronte e questo è il retro. Sono abbastanza simili ambo i lati, per cui potremmo definirlo anche un punto reversibile. Le differenze sono impercettibili. Andiamo ad avviare la nostra lavorazione. Prendo un uncinetto e un filato grande per farvi vedere meglio la lavorazione del punto. Si lavora in righe di andata e ritorno, cambia soltanto il modo di introdurre l'uncinetto nella maglia sottostante per andare a estrarre il nuovo punto. Andiamo a fare il nostro cappietto iniziale e lavoriamo un numero indefinito di catenelle. Questo perché il nostro punto non necessita di nessun multiplo, per cui non dovrete fare nessun tipo di calcolo preciso. Ecco qui. Andiamo a lavorare il nostro primo rigo, entrando nella seconda catenella a partire dall'uncinetto. Questa che abbiamo sull'uncinetto non la contiamo, partiamo da quella immediatamente sotto, quindi una e due. Nella seconda entriamo e andiamo ad estrarre il nostro punto basso. Carichiamo il filo e chiudiamo. Il giro iniziale va lavorato semplicemente come siamo abituate a fare. Entriamo in ogni punto di base, estraiamo il filo e lavoriamo il nostro punto basso. Il giro di ripetizione che andremo ad effettuare per la nostra lavorazione è quello che vi farò vedere fra poco. Arrivo alla fine di questa riga. E poi partiamo con la lavorazione vera e propria. Diciamo che il primo rigo, questo che stiamo facendo, è un rigo di preparazione. Vado a lavorare l'ultimo punto e poi vi spiego un pochino di cose. Ecco qui, abbiamo lavorato il nostro giro di preparazione a punto basso. E adesso partiremo con la lavorazione del punto vero e proprio. Prendo l'altro campione che è più chiaro, forse si vedono meglio i punti. Vedete che sul dritto del lavoro, quando noi andiamo a chiudere la maglia bassa o un qualsiasi altro punto, si viene a formare una catenella ben definita, formata da due asoline che formano una sorta di V che va verso destra. Nella parte retrostante o rovescio, le catenelle, vedete, si presentano in modo diverso. Parliamo di catenelle di chiusura nella parte superiore del punto. Si presentano in modo diverso. Vedete che si viene a formare una asolina orizzontale come nella lavorazione rovescia del punto maglia. Ed è proprio lì che noi entreremo per andare ad effettuare la nostra lavorazione. Sul rovescio del lavoro voi dovete tenere da conto questa asolina perché noi entreremo qui sotto, estrarremo il filo e lavoreremo il nostro punto. Ve lo faccio vedere praticamente. Vogliamo continuare con questo? Forse si vede meglio il punto, quindi diciamo, lavorato il nostro primo giro di preparazione
a maglia bassa, come siamo abituati a fare, per la riga successiva, che poi sarà quella di ripetizione, avviamo con una catenella che voi farete per tutti i giri di lavorazione, voltiamo il nostro lavoro ed andiamo a puntare l'uncinetto sotto questa asolina tra le due barrette verticali che vanno a formare un punto a V capovolto. Vado sotto l'asolina, entro tra le due verticali che formano la V capovolta, estraggo e chiudo. Di nuovo vado sotto la solina orizzontale tra le due barrette che formano la V capovolta, estraggo il filo e chiudo. Entriamo semplicemente sotto la solina tra le due barrette verticali e lavoriamo la nostra maglia bassa. Non dimenticate di lavorare anche l'ultimo punto che è formato poi dalla catenella iniziale di ogni riga successiva. Questa, vedete? Entreremo qui. Vedete? Abbiamo questa asolina e questa asolina orizzontale. Noi entreremo nella asolina orizzontale per lavorare l'ultimo punto. Diamo una catenella, voltiamo il lavoro e ricominciamo entrando sotto questa barretta orizzontale tra le due verticali. Ecco qui, e questa è tutta la lavorazione che dobbiamo fare per il nostro punto basso similmaglia. Se lo andate a testare, vedrete che è un punto che dà una tramatura molto spessa e consistente, per cui potrebbe anche essere definito come un punto termico, ossia un punto facente parte di quella categoria di punti che danno una bella sensazione di calore. Ecco qui, così è come si presenterà il vostro campione. Questo è il fronte e questo è il retro. La differenza è impercettibile, per cui decidete voi quale sarà la parte del dritto e quale quella del rovescio. Spero che anche questa volta il tutorial sia stato di vostro gradimento. Se non l'avete fatto, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, io vi aspetto per i prossimi video. A presto!